Un convegno per ricordare questa strage di Capaci, poi anche dal titolo abbastanza emblematico. Sì, abbiamo deciso di dare questo titolo perché è fondamentale essere capaci di non dimenticare. Oggi viviamo l'epoca dei social, ci si ricorda soltanto tramite link, foto, poi ci si dimentica nelle vite di tutti i giorni di portare avanti determinati valori. È fondamentale fare queste iniziative per continuare a portare avanti, come diceva Falcone, gli uomini passano, le idee restano, camminano sulle gambe di altri uomini. Sensibilizzare i giovani soprattutto, anche grazie alla partecipazione di veri servitori dello Stato, che portano avanti quel senso di giustizia che è costato la vita a Falcone, a Borsellino, agli uomini della scorta e anche chi direttamente o indirettamente ha scelto di restare al loro fianco. Da 3 anni abbiamo voluto fortemente intitolare un'aula ai giudici Falcone e Borsellino, abbiamo preso 500 firme e da allora, questo è il 3° anno, portiamo avanti quello che riteniamo fondamentale, soprattutto in una terra come la Calabria. Cosa ci ha lasciato, secondo te, come insegnamento Falcone? Intanto l'importanza di essere uomini liberi, di stare dalla parte della giustizia, ci ha anche insegnato che spesso quando si è scomodi a tradire sono soprattutto quelli che dovrebbero portare avanti il tuo stesso disegno. Infatti lui è stato tradito prima di tutto dai suoi colleghi, però allo stesso tempo ha fatto sì che la parte buona di questa terra, che è la stragrande maggioranza, abbia aperto gli occhi. Serve però, appunto, come diceva anche il procuratore, che insieme alle manifestazioni ci sia una presa di coscienza sul campo, altrimenti è tutto vano. Oggi iniziative in tutta Italia per ricordare la strage di Capaci. Già il titolo stesso della manifestazione organizzata dall'Università Magna Grecia è estremamente emblematico, Capaci di non dimenticare, non bisogna dimenticare gli insegnamenti, i valori che abbiamo ereditato non solo da Giovanni Falcone, da Francesca Morvillo e dagli uomini di scorta, ma da tutti i caduti di mafia, che sono una testimonianza silente di quello che deve essere il nostro impegno nella società per contrastare questo fenomeno aberrante. Quanto sono importanti queste iniziative? Ma sono importanti nella misura in cui il sistema di contrasto generale al fenomeno mafioso non può prescindere da un recupero nel senso etico della vita e da una rivoluzione culturale e formativa che deve soprattutto accompagnare i giovani che sono poi la classe dirigente di domani. Siamo qua per ricordare una figura molto importante, la strage di Capaci. La politica, insomma, che cosa può fare per combattere la mafia? Ma innanzitutto la politica può riscattarsi anche con queste manifestazioni. Beh, sono molto importanti, molti li ritengono delle passerelle, ma è importante riflettere, soprattutto quando si ricordano personaggi come Falcone, che sono nel cuore proprio, nella coscienza, nel DNA degli italiani. Ben vengano soprattutto nelle università. Molti pensano che nel mondo, nel campo dell'antimafia, ci sia solo un'antimafia parlata o un'antimafia di semplice manifestazione da strada. Non è così, l'antimafia si è molto attrezzata, non solo da un punto di vista tecnico e giuridico, ma si è attrezzata soprattutto nel consenso popolare. Sono sempre di più le associazioni, le scuole, i giovani, le singole persone che spontaneamente escono per le strade, manifestano il dissenso, che cosa molto importante, prendono le distanze, che è la prima regola per combattere quel vantaggio derivante dall'atteggiamento omertoso, non solo dalla paura derivante dalle malversazioni, ma è proprio quell'atteggiamento omertoso che sta avvenendo bene, sta avvenendo meno. Ecco, questo, che certi uomini, certi esempi siano poi la guida per tutti noi anche in quella che deve essere un'etica della politica, che va indubbiamente riscoperta, altrimenti ricordare non servirebbe a nulla. Se il ricordo poi non si traduce in un presente che sia poi attuazione di quei ricordi, dei valori che noi andiamo ad incamerare attraverso proprio la memoria, allora, ripeto, diventa una passerella. Ma siamo nell'università, siamo in mezzo ai giovani, questo qua, in questo ambiente, di questi problemi non ce ne sono. E dovremmo venire di più tutti noi in modo tale
ad imparare a prendere lezioni, perché quando si vedono i ragazzi li si guarda in viso, è veramente una grande, è sempre una gran bella emozione ed è il migliore sprone per andare avanti.